Tre prove per windsurf oggi, è andata molto bene, vuoi dirci i tuoi risultati oggi? Sì, è andata bene, ho fatto due primi e un secondo. Sei primo in classifica, direi, sì, nettamente. Sì, con il primo e il terzo di ieri, entra pure lo scarto, dovrei essere... Sei. Sono primo. Complimenti intanto. Sta andando come ti aspettavi? Sei sorpreso di te stesso? Tutto regolare? Come no, lo definiresti? Sinceramente non avevo tanti riferimenti perché nell'ultimo anno non sono andato tantissimo in acqua. Però col vento ancora mi ricordo come si fa. quindi è andata benino. Piano piano, prova dopo prova, ritrovo sempre più feeling con la tavola. Per voi è una sensazione strana questo campionato con la classe in sospeso che dovrebbe essere esclusa a meno di clamorosi ripensamenti. Tu come lo vivi da questo punto di vista? Certo non bene, comunque ci abbiamo investito tutti i ragazzi che sono qui, ci abbiamo investito tanto tempo su questa tavola. Il pensiero che domani possano esserci più sicuramente fa venire il cuore piccolino, però innanzitutto aspettiamo la decisione ultima che dovrebbe arrivare a novembre. Speriamo che l'ISAF torni indietro sulle sue decisioni e rimetta dentro la tavola alle Olimpiadi. Non a discapito magari del kite, che comunque è una disciplina nuova e sicuramente rispettabile. Ti piace? L'hai provata? L'ho provato, io già faccio kite a livello amatoriale. Ho provato sì il race, sono andato un paio di volte. È sicuramente un altro sport rispetto al windsurf, non si può sicuramente dire che ci sono grosse analogie. L'ala vola a 30 metri di altezza, anche diciamo, la visione di una regata dovrebbe essere diversa, poi non se n'è vista tanto ancora in giro di regate e di competizioni. Si è fatto qualcosa, adesso a novembre ci sarà il primo campionato, poi vedremo. Non posso fare a meno di chiedertelo, so che sono discorsi del passato, non significano più o meno nulla, ma di la verità, in questi due giorni, battendo con così regolarità Federico, hai ripensato alle selezioni, all'occasione persa, battendolo poi soprattutto con vento, cioè le condizioni delle Olimpiadi? Ci hai pensato? Sì, il pensiero ritorna lì comunque. Dispiace il fatto che comunque si sapeva che a Weymouth ci sarebbe stato il vento che poi hanno trovato e numeri alla mano, fino all'anno, tutto l'anno prima e anche nel periodo precedente, sia io che Fabian avevamo dimostrato di avere un pochettino, un bel po' di più rispetto a lui. Sicuramente sì, ci penso e dispiace, anche perché comunque lui la selezione poi lì la vinse con condizioni che sappiamo essere le sue, che sono... Eravamo insieme davanti alla classifica, ti ricordi, quando lui ha scoperto? Sì. Esatto, anzi lo spiegai proprio. Esatto, che lui non si rendeva conto, mi ricordo. Quindi... con una bella imprecazione in siciliana. Che non ripetiamo, ma ci ricordiamo tutti, per i più curiosi lo possono andare a cercare su Sailrev direttamente, è ancora lì. Sì, rimane il fatto che comunque lui le selezioni le ha vinte, quindi... Ha ragione lui. Che lui le selezioni le ha vinte, è stata una selezione un po' strana perché si è giocata praticamente su un'unica regata, una regata in cui le condizioni di vento sono state leggere, quelle dove lui va bene, il suo punto di forza, quindi abbiamo preso atto, però sapevamo tutti che poi a Weymouth le condizioni 90 su 100 sarebbero state diverse, 90 su 100 sono state diverse. Vabbè, godiamoci questo campionato allora, per adesso, dove sta andando benissimo. Complimenti e grazie per la sincerità. Grazie. Ciao.